Irene Bellini, Roberto Giacobbo. Sposati da quanti anni? 25. Irene è stata spesso dietro le quinte dei programmi di Roberto. Come è cominciata questa bellissima storia d'amore? Una sera, eravamo tutti ragazzi, tutti giovani, decidiamo di fare una cena a casa di uno dei nostri amici. Sento bussare alla porta e una ragazza con una bottiglia in mano apre e dice «Sono in ritardo?» E ho la prima immagine di lei, so esattamente la prima volta che l'ho vista. Ero molto triste, quella sera era il giorno del primo anniversario della morte di mio nonno, ero molto legata a mio nonno. E aver conosciuto Roberto in quella sera per me è stato come un suo regalo. E lei è arrivata in ritardo a questa cena e si è seduta di fianco a me. E da lì 8 mesi di fiori, comunque è stato un fidanzamento lungo. Poi lui ti ha chiesto proprio ufficialmente di sposarlo? Come no? Come l'hai fatto? L'ho fatto mettendomi di fronte alla porta d'uscita della casa, così non poteva scappare. E io guardavo ovunque e dicevo che bello, però non me l'aspettavo in quel momento, no? Ci sono dei momenti in cui magari ti aspetti qualche cosa, in quel momento non me l'aspettavo. E che cosa hai fatto? Ti sei messo davanti alla porta, ma ti sei messo in ginocchio, gli hai regalato un anello? Queste sono cose nostre. Come no? Noi vogliamo saperlo, anche per dare un po' di idea ai nostri giovani fidanzati. La vita è fatta anche di misteri. E dalla vostra fusione, dal vostro equilibrio, sono nate 3 splendide figlie, tutte femmine. Tu sei un sultano in questo programma migliore che abbiamo mai fatto. Ecco, la cosa che abbiamo voluto fare è farle vicine, in modo tale che loro potessero parlare tra di loro. E devo dire che è una grande... abbiamo indovinato, perché, come dire, figli si nasce e genitori si diventano, quindi bisogna lavorarci per capire quello che devi fare. E aver fatto 3 figlie in 4 anni, e adesso sono 3 donne coetanee, no? Che si sostengono e sono una forza, si completano. Ricordo ancora quel giorno, eravamo al telefono e lei mi dice: allora devi prendere il pane, il latte, i pannolini, le solite cose, No, ne ho ancora mezzo pacco e Margherita non li mette più. E noi abbiamo capito che era finita un'era. Però qualcosa ti porti dietro, perché noi comunque usiamo sempre i pannetti, quelli umidificati, quelli per bambini, che puliscono qualsiasi cosa. Abbiamo capito. Se puliscono bene i bambini, non li irritano, possono pulire qualunque cosa. Per tutte e 3 i parti, tra prima, durante e dopo, ho fatto 2 mesi di maternità. Cioè il secondo giorno dal parto di Giovanna, la seconda figlia, Roberto mi ha riportato il computer in clinica e ho ricominciato a scrivere. Ma non per cattiveria, me l'ha chiesto. Perché lo volevo io. E sono stata fortunata, perché poi le bambine sono state brave, nel senso che per me avevano comunque la priorità, ovviamente. Ma questa nascita di queste figlie tutte insieme praticamente ha provocato uno scossone nella vostra vita di coppia o invece è stato tutto molto naturale? No, perché bisogna fare una piccola attenzione. Nel momento in cui, fai conto, la bambina più piccola piangeva, non correvamo subito da lei trascurando le altre, chiedevamo a quella più grande: secondo te cosa ha? È una domanda che dura 3 secondi, non fa arrivare in ritardo su un pianto magari di capriccio. E questo rapporto continuamente di fusione, sempre legato, sempre parlato, ci porta a parlare moltissimo. E quando noi siamo a tavola la sera, la cena comincia alle 8 ma può finire alle 10 e parlano delle loro cose e poi hanno i tempi giusti e io sto lì e li ascolto scherziamo. E poi scherziamo e parliamo, e quindi è una cena come se fossimo al ristorante. E quando torna a casa, poi com'è la vostra quotidianità? Vi dividete i compiti? A me piace molto la manualità. Dentro casa, con 5 persone che ci vivono, c'è sempre qualcosa da fare. Magari riparo il televisore, magari porto giù il cane, faccio anche quello che c'è da fare. Ogni volta che parte lui, tutte le cose elettriche si fermano. Come hai fatto ad essere comunque un padre presente? Grazie a lei. Ti faccio un esempio. Margherita si innamora, va a scuola e si innamora dell'epica perché c'era un libro a fumetti che raccontava le gesta dell'Odissea, dell'Iliade. Arriva a casa e dice: mamma, oggi ho trovato un libro bellissimo, ho scoperto l'epica. Lei cosa fa? Margherita stava a casa, va a comprare di nascosto questo libro, lo impacchetta. Io ero in Australia. Ma Margherita va a letto e sul comodino trova il libro impacchettato, lo apre, fa e questo te lo manda papà. Ci vuole poco. Sì. Ci vuole poco. Siete gelosi l'uno dell'altra? Ma certo. E come manifestate questa gelosia? Costantemente.
Con l'attenzione, ma poi c'è la fiducia. L'attenzione. Io, tu hai idea di che vita farei io se fossi una di quelle gelosissime? Roberto ha voglia di tornare a casa appena finisce di girare, e questa è la conferma migliore che ci sia, insomma, se hai voglia di stare con te piuttosto che stare in giro così, insomma, qualcosa vorrà dire, no? Un consiglio che dareste a due giovani fidanzati che hanno l'intenzione di sposarsi? Se non ridete insieme Non funziona. E parlatevi anche delle cose stupide. Quando i bambini piccoli, si corre il rischio di parlare solo e sempre dei bambini. Invece devi avere la forza, con tre bambini piccoli, di dire come stai. Sì. Non come stanno le bambine, hanno mangiato, come stai tu? Cosa hai fatto oggi? 10 minuti. Ricordarsi che senza quella coppia tutto il resto non ci sarebbe stato.